batosta morale per Samuel Peron. La sua esperienza a L'Isola dei Famosi sta compromettendo anche la sua vita privata. Lo storico ballerino del Dancing Show, Ballando con le Stelle, ha momentaneamente sospeso la propria attività professionale per concedersi un'immersione drastica nel mondo dei reality televisivi. Samuel Peron è infatti approdato in Honduras assieme a un nutrito gruppo di compagni di avventura, e nel corso della sua esperienza sotto le telecamere di Canale 5 ha persino ottenuto svariate volte lo status di leader. Amato da molti naufraghi, ma anche osteggiato da altri concorrenti, Samuel Peron è in ogni caso uno dei protagonisti più interessanti del programma, e ha persino riscosso le attenzioni di una bella compagna di avventura. Stiamo parlando dell'avvenente ballerina Greta Zuccarello, tacciata da giorni dalla compagna Rosanna Lodi di ricercare ossessivamente un flirt clandestino con il collega. Sia Greta che Samuel, infatti, sono entrati a L'Isola dei Famosi, dichiarandosi felicemente impegnati, e nelle ultime ore la fidanzata del ballerino ha scelto di raggiungerlo per fare finalmente chiarezza sull'andamento della loro relazione. Samuel Peron tra due fuochi. Ecco cos'è accaduto nelle ultime ore. Nella puntata del 13 maggio Rosanna Lodi ha ancora una volta sollevato un polverone in merito al presunto flirt tra Samuel Peron e Greta Zuccarello, accusando entrambi di aver stretto un'alleanza utile ai fini della competizione. Nel corso di una clip, poi mostrata al pubblico in puntata, Rosanna aveva accusato Greta: "Ma come ti comporti? Guarda che quello ha un figlio di un anno e mezzo." Per poi affondare nuovamente: "Lei è manipolatrice e falsa. Greta è morbosa con Samuel. La butta sull'amicizia, ma da parte sua non c'è solo amicizia. Se ne approfitta." Sia Greta che Samuel Peron hanno smentito in toto il presunto filarino, e persino l'opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta a gamba tesa per arginare le irruente affermazioni della cuoca emiliana. Nel corso della puntata, inoltre, Samuel è stato posto davanti a un bivio spinoso. La produzione gli infatti ha chiesto di scegliere tra una ricompensa in cibo, da spartire con un compagno, e l'incontro con la sua compagna di lunga data Tania Bambaci. Ecco com'è andata. Il ballerino ha rinunciato alla ghiotta ricompensa, un appetitoso piatto di lasagne, pur di correre ad abbracciare la sua Tania, e l'incontro tra i due ha emozionato il pubblico in studio e da casa. La coppia, che ha ufficializzato la relazione nel 2013, ha superato alcune avversità e crisi, ma nel 2022 ha regalato i Natali al piccolo Leonardo, che la madre ha temporaneamente lasciato in Italia pur di ricongiungersi con il compagno. Con il breve avvento di Tania sembra che nel cuore di Samuel sia tornato il sereno. Durerà?